Interesserà anche l'Alto Adige, lo sciopero dei distributori di carburante autostradali indetto a livello nazionale dalle 24 di domani, martedì 31 marzo, alla stessa ora del giorno successivo. Lungo la A22 in territorio altoatesino il servizio sarà garantito da 4 impianti, nello specifico le stazioni di servizio Trens Ovest nel comune di Campo di Trens e Limburg Ovest nel comune di Vadena, mentre in direzione nord resteranno aperte le stazioni di servizio Plose Est nel comune di Varna e Limburg Est nel comune di Vadena. Al via i lavori di realizzazione del nuovo parco tecnologico sull'area ex Alumix a Bolzano Sud dopo 2 mesi di rallentamenti dovuti a una serie di ricorsi innanzi ai giudici amministrativi. Ora si lavora a pieno ritmo al secondo lotto del futuro parco, il NOI a Bolzano Sud. Il lotto comprende il risanamento del primo edificio centrale, la costruzione di un nuovo blocco, il risanamento dell'ex mensa e la costruzione di un garage sotterraneo. Le opere dureranno complessivamente 2 anni. Bilancio in parte negativo per l'edizione 2015 delle fiere Clima Energy e Clima Mobility. Andate in scena tra giovedì e sabato scorsi a Bolzano, i visitatori sono stati infatti 4.200 contro i 6.000 dell'edizione precedente, quella targata 2013. Per contro si è rivelata particolarmente interessante l'offerta congressuale, formativa e informativa con 550 partecipanti ai convegni, ai tour e ai forum.